Ciao a tutti ragazzi, bentornati nel mio canale. Di solito quando costruisco un oggetto utilizzo degli elettroutensili, a volte sono acquistati o regalati e a volte sono anche autocostruiti. Ma quando faccio vedere un prodotto commerciale, per esempio un avvitatore, una pinza, eccetera, molti di voi mi chiedono dove si acquista. Di solito quando ricevo tante richieste per un prodotto nasce la recensione. Ma senza perderci troppo in chiacchiere, andiamo a vedere questi due prodotti, caratteristiche tecniche, funzionamento, ma soprattutto a cosa serve. Sigla. Allora, questi due prodotti provengono da una piattaforma molto famosa che è Kickstarter. Pensate che con una campagna di $10,000 sono arrivati, pensate, a più di $500,000, quindi penso che sia un prodotto molto interessante che vorrei assolutamente farvi conoscere. Allora, sono due mini cacciaviti motorizzati, cioè il SES Mini e il SES Pro. Vediamo adesso le differenze, prima andiamo ad unboxarli, e sono molto interessanti. Avevo già fatto vedere in tanti video, li ho utilizzati per smontare alcuni hard disk, per smontare diciamo delle cose che hanno delle viti molto piccole, ma soprattutto viti quelle antimanomissione. Ecco, quindi se avete la necessità di poter smontare queste apparecchiature che hanno queste piccolissime viti, questo prodotto può fare al caso vostro. Adesso lo andiamo a aprire, spacchettiamo e vediamo che cosa c'è all'interno, perché è un prodotto molto interessante. Naturalmente l'ho già provato prima di fare una recensione e l'ho trovato valido. Questo prodotto è lo stesso identico prodotto che avete visto nei miei video, l'unica differenza è che è di un'altra marca, ma soprattutto questo, a differenza dell'altro, non è un prodotto che proviene da un venditore come potrebbe essere Amazon, Gearbest, AliExpress, eccetera, ma proviene da una campagna Kickstarter. Quindi è un prodotto che secondo me ha delle attenzioni in più. Quindi la campagna sta per scadere, basta che andate nella descrizione e trovate il link se volete sostenere finanziando questo progetto. Naturalmente quello che finanziate poi è convertito in prodotto, quindi andate a leggere i vari step, i vari pagamenti per poter ottenere questo interessante mini screwdriver elettrico con giroscopio. Andiamo a fare l'unboxing. Allora, eccoli qua nella loro scatolina di cartone, carina. Apriamo subito il primo, che è il mini. Allora, eccolo qua, lo vedete subito che, a parte il fatto che è più piccolo, abbiamo due pulsanti, quindi questo non è dotato di giroscopio. L'altro, stessa identica scatola, anzi vabbè, guardiamo dietro cosa c'è. Aromaxrc.com è il sito internet. Questo invece è il Pro. Guardiamo le differenze. Beh, le differenze sono sostanzialmente nella dimensione: questo è più grande, è sicuramente più potente, ha dei bits in più e ha un solo pulsante. Partiamo subito dal primo. Si apre in questo modo, piccola pressione e si apre. Eccolo qua, si presenta molto bene. Qua abbiamo tutti i bits e anche dall'altra parte. Il sistema naturalmente è magnetico e hanno un magneto anche molto potente, guardate. Potete anche dargli dei colpi, ma come potete vedere non si staccano, sono ben ancorati attraverso questi magneti. Questo dovrebbe essere un demagnetizzatore, almeno così sembra, almeno così penso di aver capito. E niente, adesso prendiamo il mini avvitatore. Eccolo qua. Eccolo qua, molto leggero, e due pulsanti LR, un display e la ricarica USB Type-C. Il classico colore grigio statinato è molto bello esteticamente, abbastanza ergonomico, ora andiamo a vederlo. Allora, questi sono i due pulsanti per il senso di rotazione, left e right. Qua come potete vedere ci sono dei LED, la luce che servirà per illuminare magari dei punti dove si vede poco perché magari sono viti nascoste. E qua abbiamo un display molto particolare, guardate che quando c'è il senso di rotazione il LED vanno in un verso, dall'altra parte i LED vanno nell'altro verso, e quando non è premuto nessun pulsante dice lo stato di carica della batteria. Batteria all'interno che dovrebbe coprire un'ora di lavoro continuativo. Lo rimettiamo al suo posto perché adesso andiamo a vedere il modello Pro. Allora, il modello Pro, eccolo qua, stessa apertura, ma come vedete gli inserti sono sì gli stessi, ma ce n'è qualcuno in più, dovrebbero essere 34. Ok, vedete?
andiamo a togliere. Eccoli qua a confronto, più o meno il peso è lo stesso. A parte la dimensione, riusciamo subito a notare le differenze, che qua invece di avere due pulsanti per il senso di rotazione ne abbiamo uno soltanto. Ora voi vi chiederete, com'è possibile cambiare il senso di rotazione attraverso un solo pulsante? Adesso ve lo faccio vedere, è molto semplice. Allora, nel display troviamo A è il nome della funzione, poi abbiamo questa piccola vite e poi lo stato di carica della batteria interna. Qua abbiamo gli stessi LED che abbiamo anche sul Mini, ma adesso andiamo a vedere le funzioni di questo modello. Allora, premiamo il pulsante. Guardate, se io premo il pulsante, giro in senso antiorario, in base alla torsione aumenta anche il numero dei giri. Questa è la funzione Advantage. Praticamente è quella che vi permette anche di andare piano o andare veloce. Se premiamo ripetutamente il pulsante, abbiamo 5 modalità. Abbiamo la 1, la 2, la 3, la 4 e la A, che sarebbe l'Advantage. Allora, nella 1 metto il beats, ma che non è la velocità, ma è la coppia. Proviamo, andiamo direttamente alla 3. Nella modalità 3 si ferma, è una specie di frizione, ok? Nella 4 naturalmente sarà molto molto più sensibile a fermarsi. Guardiamo. Basta toccarlo leggermente. Eccolo lì, che si ferma. Cosa che invece non avviene nella 1. Nella 1 invece è molto molto più potente. Vedete, faccio veramente fatica a fermarlo, mi faccio anche male. Questa la dovete utilizzare se dovete rimuovere una vite, quindi dovete avere una forza iniziale. Mentre quando magari dovete avvicinarvi, magari usate la 4, così almeno, dipende che cosa state stringendo. Mentre la funzione A sta per Advantage e sarebbe quella funzione che vi permette proprio di regolare il numero di giri. Ricordate che in questa modalità la coppia, cioè la forza, rimane alla massima potenza. Quindi è come se aveste impostato la funzione 1. Bene, rivediamoli un attimo a confronto, sono veramente molto belli. Il design è studiato bene, è un prodotto molto presentabile, specialmente se per chi come me fa video, anche per farli vedere, insomma, al suo perché. Proviamo un attimo a fare il controllo di forza anche su questo e vediamo se è fortissimo. Beh, indubbiamente questo è un pochino più debole, infatti io riesco a fermarlo e non ha neanche altre funzioni oltre a quella del senso di rotazione. Premere tutte e due contemporaneamente i pulsanti non succede niente, quindi non c'è pericolo che vada in conflitto, quindi avrà la priorità il primo pulsante premuto e basta. Ok, adesso andiamo a fare delle prove smontando, diciamo, qualcosa tipo un hard disk, eccetera, insomma, qualcosa di piccolo. Allora, ravanando nel mio laboratorio ho trovato degli oggetti dove possiamo fare delle prove. Un paio d'occhiali, poi c'è un piccolo saldatore, ho trovato questo piccolo micro motorino, gli occhiali, che è sicuramente l'oggetto che mi hanno spesso chiesto di riparare proprio per queste piccole vitine, e avere un cacciavite così piccolo è veramente difficile. Poi ho preso un vecchio hard disk. Ma guarda che strano, un hard disk, eh? Io con gli hard disk proprio non... E questo che è probabilmente un... È un vecchio masterizzatore e il colpo che ha preso non è un colpo da caduta, ma è un colpo di un lapsus di pazzia che ogni tanto mi prendono e spaccano cose. Mi sembra anche giusto. Ok, adesso andiamo a provarle e vedere come si comporta con queste piccole vitine. Andiamo a fare qualche smontaggio, via. Utilizziamolo, facciamolo lavorare. Allora, cominciamo con questo piccolo ovetto. Proiettore di ora digitale sulla parete, vediamo la vite, una vite a stella, veramente molto piccola. Andiamo a vedere se troviamo il bit giusto. Mi sembra di vedere il primo, questo qua, mi sembra perfetto. Naturalmente è magnetico, abbastanza potente. Proviamo col mini. Perfetto.
Ok, adesso non ce l'ha fatta a stringere fino in fondo, lo facciamo manualmente. Proviamo anche con il Pro. Allora, questo è molto più potente, è riuscito a stringerla senza effettuare la procedura manuale. Questo è più potente. Adesso proviamo questo, guardate che vite esagonale piccolina. Vediamo se la troviamo negli insert, intanto la rimettiamo al suo posto per non perderle. Dovrebbe essere questa qua. Vediamo se è lei. Ok, dov'è la vite? Quella qua? Sì, è lei. Vedete, lo potete usare anche come cacciavite normale, eh? Non è che dovete necessariamente utilizzare il motore. Ok, riavvitiamo. Perfetto. Sì, è stretta bene perché se provo a stringere troppo forte vado a spanare la piccola vite. Adesso proviamo questo. Questo è tosta, eh? Questo è un componente dell'hard disk. Guardate quanto è piccola sta vite e quanto è bastarda. Giriamo dall'altra parte, vediamo se c'è la Torx. Eccole qua. Vediamo se è questa. E ora qui bisogna trovare la giusta misura. Eccola lì, perfetta, è la sua. Allora, suggerimento, proviamo a vedere se riusciamo a svitarla direttamente tramite il motore. Vai. Sì, e qua possiamo smontare il cuscinetto all'interno che mi potrà servire sicuramente per fare qualcosa, ho già in mente un'idea. Perfetto. Queste qua sono due vite a stella veramente, veramente subminiaturizzate. Vediamo adesso, troviamo l'insertino, ritorniamo dall'altra parte, vediamo se troviamo l'inserto. La vite a stella più piccola è questa qua. Eccola qua. Vediamo se riusciamo a svitare queste due piccole viti. Cioè, ma avete visto quanto è piccola? Incredibile. Ottimo. Adesso passiamo agli occhiali. Quanti di voi avranno avuto la necessità di riparare gli occhiali? Guardate quanto è piccola questa navita a taglio. Vediamo se la troviamo. Eccola qui, ne ho trovata una sola. Spero vada bene. Sì. Andare entra. Proviamo con l'avvitatore. Perfetto, gli occhiali sono stati riparati. Ok, adesso tocca a questo. Dove non riuscite col motore potete farlo in modo manuale, non è assolutamente un problema. Tanto lo dovevo aprire perché mi servirà questo. Ci ho dato proprio giù col martello, ci ho dato giù pesante. Tutto. Andiamo a smontare pure quello. Ok, questo ragazzi lo vedrete in un prossimo video perché ho intenzione di fare un'altra cosina carina con questi motorini. Ecco qua, bisogna cambiare inserto. Vediamo se lo troviamo, dovrebbe essere questo. Vediamo sta puleggina. Ok. E niente, non c'è altro da smontare. Vediamo se qui posso smontare qualcosa. No, questo lo lasciamo intatto così com'è. Non ci resta che provare a smontare questo bel baldaccone, che è un hard disk e le viti sono messe diciamo con una certa pressione, quindi non sarà proprio semplicissimo. Andiamo a vedere l'hard disk. Qua ci serviranno le Torx, quindi le Torx sono di qua se non sbaglio, eccole qui. Proviamo questa. No, questa è grande, eccola qui. Prendiamo questa, proviamo a togliere una vite con il mini.
No, non ce la fa. Come cacciavite non ce la fa. Proviamo questo. Ok, purtroppo qua non ce l'abbiamo fatta. Sono troppo dure da togliere con questo avvitatore. Allora, si è comportato bene fino all'hard disk. Perché non sono riuscito a smontare l'hard disk? Semplicemente perché quelle viti non sono fatte per questi mini avvitatori. Sono viti che sono state strette a macchina con una moderata pressione. Quindi ci vuole un cacciavite molto grande per poterli smontare. Non è plastica, eh. Questo è un oggetto sì che è elegante, bello, stiloso e tutto, però è limitato. Non è che possiamo pretendere di smontare la ruota di una macchina. Però si è comportato bene su tutte le altre cose. È un oggetto che secondo me, come regalo a vostro papà, al vostro amico, fa sicuramente scena. È molto bello. Beh, diciamo, quanto a utilità, insomma, lascia un po' lo spazio che vuole, non è indispensabile. Beh, io so già come destinarlo. Lo utilizzerò spesso quando dovrò fare i miei video, anche perché è un oggetto molto bellino, un oggetto che nei video precedenti, anche se non è quel modello lì, è un altro modello, ma è la stessa cosa, me l'avete richiesto, allora quindi ho visto l'interesse anche da parte vostra, è nata una recensione. Allora, questo lo trovate su Kickstarter, è una campagna che è ancora attiva, quindi se volete, se siete interessati all'acquisto, siete liberissimi di farlo, basta che andate sul sito di Kickstarter, come vi ho fatto vedere, fate la vostra offerta e poi, quando saranno disponibili, vi arriveranno a casa. Va bene, detto questo ragazzi, io vi ringrazio per aver visto questo video, spero che l'oggetto vi piace, perché comunque, come vi ho già detto, avete visto dalle immagini, un oggetto molto bello, si presenta molto bene, complimenti diciamo all'azienda che ha investito su questo prodotto e spero che uscirà nel mercato anche magari negli altri store. L'oggetto per sé non è così costosissimo, ma neanche proprio così economico. Bene, schede tecniche ragazzi, cioè non è che è una stampante 3D o un computer che bisogna entrare per uno specifico, è un cacciavite elettrico col giroscopio, ci sono due modelli come avete visto, cioè il mini e il pro, le differenze vi abbiamo già visto sostanzialmente sono uno è un pochino più grande, un pochino più potente, i bit sono nella versione pro sono 34, quindi a mio avviso se proprio vi devo dare un consiglio prendete il pro, perché il pro è migliore, quindi alla fine per poche differenze di euro io passerei direttamente al pro, insomma vabbè, fate voi. Siamo arrivati alla fine, mi raccomando ragazzi, se vi è piaciuto il video mettete un like almeno come ricompensa per aver investito un po' di questo tempo per farvi conoscere un prodotto che tra l'altro mi avete consigliato voi, e noi ci rivedremo presto a un altro video tutorial, quello che sia, ok? Buona continuazione!